Inizia il cambiamento dal tuo corpo. Qualunque processo di crescita o di autoanalisi parte dal nostro corpo. Il corpo è la parte visibile di ciò che siamo. È la casa della nostra anima, dimora dello spirito divino. Eppure, spesso ci occupiamo del nostro corpo solo dal punto di vista estetico, per sentirci fisicamente accettabili. A volte ce lo trasciniamo dietro, lo trascuriamo e ci accorgiamo della sua presenza solo durante uno stato di dolore fisico o di malattia. Abbiamo dimenticato il linguaggio del corpo, non sappiamo più ascoltarlo ed essere attenti e sensibili ai suoi bisogni. Eppure, esso ci invia dei continui segnali che, se ascoltati e accolti, possono indicarci la strada verso il nostro benessere. È il ponte, la via che può condurci al nostro sé e a scoprire chi siamo veramente. Abbiamo un corpo fisico, ma anche uno emozionale e mentale, tutti strettamente collegati tra loro. Ascoltare il nostro corpo fisico ci permette di scoprire le nostre emozioni, comprendere i nostri stati psicologici e aprire le porte alla nostra anima. Le nostre emozioni vivono nel nostro corpo e si somatizzano. Ascoltare il nostro corpo ci mette in contatto con esse e possiamo comprendere i nostri disagi per trasformarli e guarirli. Uno stato di malessere nasce proprio da emozioni represse del corpo che con il tempo si somatizzano e possono sfociare in vere e proprie malattie. La psicosomatica è la scienza che studia la relazione tra il corpo e la mente e ci aiuta a comprendere come il nostro pensiero influisca sul corpo. Anche Einstein sosteneva che l'essere umano sia espressione della dimensione corporea, mentale ed energetica, e che ciascuna di queste parti agisce sull'altra, come conseguenza della legge di causa-effetto. Quando una di queste parti si ammala, ciò influisce automaticamente sulle altre, ed è l'essere umano nella sua totalità ad ammalarsi o a vivere uno stato di disequilibrio. La visione olistica, dal greco holos uguale tutto, considera l'uomo nella sua totalità e si prende cura di tutti i suoi aspetti. Oggi c'è una tendenza a curare o alleviare i sintomi di una malattia più che a conoscerne le cause. Basta pensare con quanta facilità assumiamo dei farmaci che alleviano o rimuovono il disturbo fisico, ma non agiscono sulla causa che lo determina. Prendere una pastiglia per il mal di testa non significa curare e risalire a ciò che l'ha realmente provocato. Funziona solo come attenuante. Ascoltare il corpo invece ci aiuta a scoprire l'origine del disturbo e a curarlo a un livello più profondo. Per esempio, potremmo renderci conto che il nostro mal di testa dipende dallo stress generato da una situazione familiare o lavorativa. Ci sentiamo sotto pressione o stiamo lottando per cambiare una situazione. Entrare in contatto con il nostro corpo apre le porte a dimensioni profonde e inesplorate. Ci aiuta a conoscerci e a guarire sotto tutti gli aspetti. È la strada verso la guarigione. Le emozioni disfunzionali, quali rabbia, dolore, paura, sono energie trattenute nel corpo. Per liberarle occorre entrarvi in contatto e lasciarle andare. Tutte le pratiche meditative di ogni tempo insegnano a entrare dentro se stessi partendo dal corpo. Scopri la meditazione guida per essere una persona più positiva e felice.
Link in descrizione o nella i in alto a destra.